Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 29 del 2017 di Motor News con le novità del mondo dei motori. In questo caso parleremo abbondantemente del gruppo PSA con le news del marchio Citroën dei passati mesi di luglio e agosto e vedremo anche dei servizi che riguardano alcune pillole della DS con la nuova DS7 Crossback, che presto verrà lanciata sul mercato mondiale e italiano. Vedremo anche delle novità che riguardano Peugeot Sport e l'iniziativa di Free to Move che dimostra che il mondo dell'auto si evolve e che una casa automobilistica non si occupa più soltanto di costruire autovetture. E vedremo anche un servizio che riguarda Michelin e anche qua un importante sviluppo della casa dei pneumatici di Clermont-Ferrand, che dimostra che i pneumatici non sono soltanto neri e tondi come noi li vediamo. Ma iniziamo con il primo dei servizi, con le news del marchio Citroën dei mesi di luglio-agosto 2017. I turisti che hanno scelto Pantelleria per le loro vacanze hanno capito perché tra i suoi soprannomi c'è Isola delle Meari. Sono infatti moltissime quelle ancora in circolazione, soprattutto per uso turistico. A loro oggi si affianca anche una nuova Emeari, la Cabrio, che fa parte delle tre auto 100% elettriche consegnate all'amministrazione comunale dell'isola, che da parte sua ha installato quattro stazioni per la ricarica dei veicoli, aprendo così la strada all'inserimento di Emeari tra le proposte degli autonoleggiatori locali per visitare Pantelleria in perfetta simbiosi con la natura. Da un'icona all'altra, dalla Meari alla Dian, nata nel 1967 come versione ancora più pratica e moderna della due cavalli. Per festeggiare il 50° anniversario, Citroën Italia ne ha restaurato un esemplare, anno modello 1978, di colore rosso geranio con interni policromi a forma di diamante. La Dian 6 di Citroën Italia è stata affidata a Guido Wilhelm, che in poco più di 6 mesi l'ha riportata al suo originario splendore, privilegiando le sostituzioni con parti originali dell'epoca, quando possibile. Completamente nuova è invece Citroën C3 Aircross, il compact SUV di nuova generazione, presentato in edizione di lancio e prenotabile solo online sul sito www.c3aircross.it. C3 Aircross Endless Possibilities Edition è disponibile solo nella motorizzazione Blue HDI 100. È unica per il colore della carrozzeria Spicy Orange, con badge identificativi sui montanti laterali e per l'interno Urban Red, con un gioco di contrasti tra i colori scuri e l'arancione delle impunture. In campo sportivo, il Rally di Germania ha visto le Citroën piazzarsi al secondo posto con Mikkelsen e al quinto con Brembo. Il risultato conferma la competitività della C3 WRC, che ora punta a migliorare questa performance al Rally di Spagna, in programma il 6 ottobre. Dalle strade ai palazzetti dello sport, Citroën ha partecipato all'Eurobasket con la nazionale azzurra, che è scesa in campo con il doppio chevron ricamato sui pantaloncini. In qualità di top sponsor, Citroën fornisce poi alla federazione il parco vetture per gli spostamenti di dirigenti e giocatori.